Ciao, oggi ti parlo di alcuni libri che sono nella libreria. Vedrai che l'inquadratura è girata rispetto al solito perché appunto ho i libri davanti. E non lo so, mi ero ripromesso di parlare di libri su base mensile, più o meno su questo canale, dicendovi quello che sto leggendo. La verità è che sto leggendo un po' troppo poco e quindi ho detto, sai che c'è, facciamo questa cosa, me la invento così al volo. Prendo 10 libri dalla libreria guardando in giro e ve ne parlo, 10 libri che chiaramente ho letto, anzi ne metto pure un paio che vorrei leggere, facciamo così. Quindi io tolgo la Sea Otter che copre la maggior parte dei libri di business e ne prendo uno da ogni sezione. Se avete visto il video sul mio setup, sapete che c'è la parte superiore che è più dedicata a politica, a geopolitica, la parte centrale che è più dedicata al mondo del business, chiamiamolo così, e poi la parte invece inferiore che è più fiction. La maggior parte dei libri che ho letto, tra l'altro, è nascosta, quindi devo vedere quali libri ho letto che sono ancora disponibili al pubblico. Comincio dalla parte centrale, quindi la parte di business, e prendo questo libro qui. Questo libro qui si chiama Traction, è un libro molto interessante, scritto da Weinberg e Mars, ok? Ne ho parlato forse in un video in inglese addirittura, ma insomma, ne ho parlato tanto tempo fa. È molto interessante perché vi offre un framework carino su come creare trazione, il titolo diciamo che è abbastanza esplicativo, per la vostra startup. Vi parla di, mi sembra, 21 diversi canali di marketing e vi dà proprio strategie pratiche su come testare questi 21 canali in maniera proprio di MVP. Bullseye Method, anche come strategia per trovare i canali che vi interessano e testarli. Quindi molto carino, vi consiglio di dare un'occhiata se vi capita. Ci spostiamo nella sezione di sotto. E nella sezione di sotto vi prendo. Ah, lui, mi prendo lui. Borges. Ah, Borges penso che sia uno dei miei poeti preferiti, nonostante io abbia letto poco di suo, e soprattutto la parte di storie. Gli immortali non li ho mai finiti, non so perché, sono un pessimo lettore. Però veramente ricordo in particolare su questo libro di aver. Sì, qua. Cioè, veramente. Appunti a non finire, chi non ama la scrittura sui libri mi odierà, però ecco, ogni volta che leggo cose sue rimango veramente incantato, quindi poco da dire, vi consiglio di leggerlo, ci sono delle poesie bellissime che sono anche difficili da trovare su internet, quindi c'è questa poesia, ricordo che ne ho parlato per mesi, era qualcosa legato alla strada dell'Ovest, ma appunto già anche cercando su internet non si trova con facilità. E quindi questo è un libro che mi sono portato da Roma perché lo custodisco in maniera gelosa. Poi, passando all'area geopolitica, vediamo che cosa viene fuori. Geopolitica, vi prendo un esempio di una serie anzi non di libri, ma di riviste, che è questo qui. Anzi, prendiamo quest'altro numero qua. Prendiamo l'ultimo numero che è uscito. Dove sta? Marzo 2023. Allora, questo qui è Domino. Okay, Domino è una rivista gestita da Dario Fabbri, che forse conoscerete perché soprattutto durante il conflitto ucraino e diciamo russo-ucraino è stato ospite di La Sette spesso, infatti se non sbaglio c'è anche Mentana coinvolto nella distribuzione di questa rubrica, di questa rivista. Questo articolo per esempio Jacob Shapiro, quindi ci sono anche articoli internazionali. Ci scrive anche Parabellum a volte, che conoscerete, insomma, probabilmente se bazzicate YouTube e bazzicate un po' i canali che insomma, sono conosciuti per parlare di questo tema. È una rivista carina. Ultimamente ho meno tempo di quello che vorrei per leggerla, però ecco, Dario Fabbri lo conosco da molti anni, ho avuto il piacere e l'onore di portarlo su YouTube, forse essere tra i primi a intervistarlo. Quel video andò super bene ai tempi, tra l'altro. È un personaggio molto interessante, non sempre sono d'accordo con lui, come è normale che sia, però sicuramente vi consiglio di seguirlo e secondo me ci sono buoni spunti in questa rivista. Mi sembra che costi 10 euro a uscita, quindi è un po' più costoso a livello proprio di volume rispetto magari all'Limes, che è da un po' che non lo compro, l'abbonamento annuale, anche quello ormai lo leggo sempre di meno, visto che non me ne occupo più. Però ecco, non è solo una quantità di pagine la questione, ma anche chi fai scrivere la qualità degli articoli. Quindi non lo so, al momento tra i due, forse quasi quasi al pubblico generalista consiglierei più una cosa tipo questa. Però fate vobis. Come dicevo, appunto, non sono neanche abbastanza avido lettore da potervelo consigliare con forza.
Poi dalla parte business, che vi tiro fuori? Ah, vabbè, questo qui è un classicone. Deep Work, Cal Newport, ma penso non ci sia nulla da dire. Un libro che all'inizio ho un po' snobbato, a essere sinceri. Cioè, la prima volta che lo lessi ero al liceo e ricordo di aver detto, ok, questo è magari il tipico boomer che contro i social, che non capisce il valore che possono offrire. C'erano alcune cose che mi erano rimaste, no? Soprattutto la parte iniziale, che è molto concentrata sul che vuol dire lavorare bene, cosa vuol dire deep work. Però poi la parte finale mi aveva un po' spento. L'ho riletto dopo, qualche anno dopo, e cioè veramente è un libro su cui non c'è nulla da dire se non leggetelo e capite l'importanza di trovare del tempo in cui concentrarsi veramente su quello che state facendo, perché è importante, e capite quali sono i problemi attorno a voi che vi impediscono di fare una cosa di questo tipo. A livello lavorativo è veramente una rivoluzione. Poi, passiamo alla sezione inferiore e qui vi prendo un altro poeta, Ovidio. Ah, Ovidio, per me è stata una figura importante perché io ho sempre avuto questo conflitto con il latino. Cioè, le mie versioni di latino di media penso erano un 3, ok? E l'unica cosa che mi salvava e che mi teneva a galla era letteratura latina, che nei primi anni insomma mi interessava relativamente. Ho fatto lo scientifico, quindi già dal primo liceo facevamo latino, ma in quarto, mi sembra quarto liceo, ho cominciato a diventare una delle mie materie preferite, nonostante rimanessi un pessimo studente. Però ricordo di aver letto Ovidio e insomma, ci sono delle poesie che mi hanno lasciato a bocca aperta e su cui continuavo a riflettere per ore. E addirittura questo è stato il mio primo video YouTube, video che non troverà penso mai nessuno, però è un video in cui parlavo di una poesia di Ovidio sull'amore, mi sembra addirittura. E quindi vedi il butterfly effect che può avere un libro di questo tipo. Poi sto guardando su per vedere cosa c'è a livello geopolitico e appunto purtroppo la maggior parte dei libri letti sono scesi al gradino inferiore. Vediamo un po'. Ecco, ho trovato un libro che non ho messo giù tra quelli che ho letto ed è questo qui. Anzi, in realtà sono due libri. Però questo video sarà tutto specchiato, un casino, vabbè. Comunque sono libri scritti da, mi sembra si chiami Marina Miranda, esatto. Lei è una professoressa a Sapienza e sono libri che parlano di Cina. Ce n'è uno per ogni anno, almeno 2016, 2017, 2018 penso anche sia uscito. Questo si chiama Politica, Società e Cultura di una Cina in ascesa. Il 2017 è più legato alla Cina dopo Mao, perché era anche un anniversario importante legato alla figura di Mao e fa capire come ad oggi ci sia tanto odio e amore verso la sua figura, specie da parte del Partito Comunista Cinese di Xi Jinping. Come vedete, è anche un altro libro su cui veramente ho preso un sacco di appunti. Poi in questo periodo non ricordo se già facevo video, comunque stavo facendo video. Ed è veramente un libro ben fatto. Sezioni super interessanti, rimangono rilevanti anche oggi. Certo, alcune cose sono un po' time-bounded, okay? Sono legate molto al tempo in cui è stato scritto, però comunque rimangono begli spunti. C'è una parte sulla letteratura super interessante, sto usando un sacco questo aggettivo, mi sento un po' tipo Joker, però fa vedere la poesia, la scrittura della classe operaia cinese, della fascinazione che hanno per Gramsci. È un libro che vi consiglio di prendere. Qua sto vedendo 20 euro, prezzo di copertina, ma insomma è uscito anni fa, magari lo trovate anche usato, con prezzi più accessibili se non siete insomma, grandi fan della materia. Poi, ultimo libro del giro, vi devo spostare perché state in mezzo, che è questo qui, The Effective Executive, il libro più difficile per me da pronunciare in questo mondo, non so perché, ma è un libro che mi è stato consigliato da Ethan Evans. Lui era VP di Amazon e insomma il suo team poi si è spostato a Twitch ed è quello che ha creato Twitch Prime, quindi una figura interessantissima, faceva video, faceva live su Twitch. Andatevi a recuperare il suo canale. Per me lui è stata una figura utile, importante, mi ha insegnato molte cose e mi ha consigliato anche questo libro. Qual è la cosa interessante? Che è un libro breve,
mi ha consigliato due libri estremamente brevi ma super d'impatto. Questo è un altro che si chiama One Minute Manager, che vi offro così come bonus anche se non lo vedo, forse ancora a Roma. E in questo libro fondamentalmente c'è una breve descrizione di quali sono gli aspetti di un buon executive, niente di più. Cosa dovete essere bravi a fare per gestire un team di 100 persone, 200 persone, 5.000 persone, quali sono le caratteristiche che hanno in comune i grandi executive tra di loro. No bullshit, mi sembra veramente un ottimo libro che dà un buonissimo punto di vista, e anche se come me non avete mai gestito team più grandi di 10 persone proprio al massimo, rimane comunque utile perché il framework che vi offre è comunque rilevante, insomma. Anzi, magari riuscite anche a capire come cominciare a pensare per il prossimo step. Alcune cose chiaramente dovete tenerle ferme, però è buono, insomma, sapere già come si potrebbe pensare in una fase di scale up maggiore. Dalla sezione fiction vado a pescare il mio libro bonus, quindi libri che non ho ancora finito di leggere o che non ho ancora letto, che è questo qui, Memorie di Adriano di Margaret Jurchenar. È un libro, penso, non so se ha vinto il Nobel lei addirittura. Comunque è un libro pazzesco. Dici, ma Tommaso, come fai a dire pazzesco se ancora hai letto una cinquantina di pagine? Ragazzi, è pazzesco. È un libro che mi porto dietro, anche questo, dal quarto liceo, ok? Quindi ogni anno mi leggo una decina di pagine praticamente, ma lo faccio perché ogni volta che comincio a leggerlo io non riesco a smettere di farmi domande, a pensare. Cioè, qui vedete di un altro libro che è stato devastato da appunti e post-it vari. E non lo so, non so qual è il mio rapporto con questo libro, non riesco a definirlo bene, però veramente ogni pagina è un pugno allo stomaco. Riflessioni di un imperatore romano che a volte neanche vuole essere lì. Veramente fa riflettere sul significato della vita, sulla vecchiaia, su il motivo per cui siamo al mondo. Quindi è un libro che richiede tempo, scritto nel 51 a quanto pare, e insomma è uno di quei libri che non so se succede anche a voi, non riesco a leggerlo tutto insieme, ho bisogno di prenderlo a piccole dosi, però ogni volta che ho la forza di ritirarlo fuori ha un impatto importante su di me, quindi lo metto come libro che vorrei leggere, provare a finire magari quest'anno, però so che devo essere nel giusto spazio mentale, che vuol dire non lo so, però la uso come scusa per non leggerlo fino alla fine. Vi vado a prendere l'ultimo libro di questa sessione e torniamo all'argomento più politica internazionale, geopolitica. Ultimo libro è Le linee rosse di Federico Rampini. Lui è una figura assolutamente controversa, ci sono stati vari scandali legati agli articoli che ha scritto, dove ha preso le fonti, dove ha preso gli articoli stessi. Però questo è un libro che ho trovato molto ben fatto. Ve lo cito perché secondo me è un'ottima introduzione ai temi geopolitici e fa un po' il lavoro che ha fatto Prisoners of Geography, secondo me, lo comparo abbastanza a questi libri e ne parlo, insomma, ne parlerò magari in un altro video anche di quel libro. Prende dei macro temi su, diciamo, di varia natura e li entra un po' in profondità. Poi ovviamente il problema di una tematica come le relazioni internazionali, geopolitiche, che è tutto collegato, specie geopolitica, e quindi è difficile parlare di India e non parlare di altri paesi. Però secondo me fa un buon lavoro, quindi soprattutto se non siete esperti della materia, volete cominciare a approfondire, qui ci sono vari temi affrontati, il futuro dell'impero americano, la Cina, l'India, Germania uguale Europa, la Russia non è mai troppo grande. Questo titolo in particolare si è rilevato abbastanza premonitore. Il Vaticano, ultimo soft power, separato in casa la politica ci divide verti blu, insomma c'è anche una parte sul cambiamento climatico. Un libro, secondo me, buon punto di partenza, se non sbaglio è un libro del 2018 più o meno, quindi non è super aggiornato, però di nuovo, insomma, stiamo parlando di temi che se ne parli bene rimangono abbastanza stabili per vari anni. Anche qui non tutto condivisibile, non d'accordo su tutto, ma è un po' la natura dei libri di questo tipo, secondo me, quindi da prendere e da analizzare con il vostro cervello. Io spero che questo format vi sia piaciuto, insomma fatemi sapere se vi interessa, ne sto già registrando più di uno nello stesso giorno, quindi in realtà fino a un certo punto, però se volete continuare a vederli dopo l'episodio magari numero 3, fatemelo sapere e io, insomma, non so, magari questo diventerà un format copiato anche da altri, perché è un modo più leggero di parlare di libri, ma darvi dei consigli e soprattutto mi piacerebbe ricevere consigli da parte vostra, perché insomma sono sempre alla ricerca di nuove belle letture, nonostante non riesca a leggere quanto mi va.
Quindi io vi ringrazio per aver visto questo video e come al solito ci vediamo alla prossima. Fate le solite cose che vi chiedono di fare gli youtuber, come mettere mi piace, iscriversi, suonare la campanella e tutto il resto. Ciao ciao!